Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ci è andato giù duro su due protagonisti del passato di Uomini e Donne, come nel caso di Ditina Cipollari e Gianni Sperti, stiamo parlando di un ex cavaliere della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Si tratta di Simone Virdis, il quale ha avuto modo di partecipare al dating su Canale 5 a partire dal 2016, quando all'epoca si presentò come uno dei corteggiatori di Valentina Autiero, una delle dame della versione over del programma. Nelle edizioni successive, oltre ad avere avuto una storia con la stessa Valentina, Simone ha avuto modo di cambiare ruolo e farsi corteggiare, divenendo a sua volta cavaliere ed arrivando ad avere delle esperienze importanti. Un'altra Valentina si era fatta avanti per lui, anche se in quel caso si trattava della Fabri, poi è arrivata la storia con Diana Caruso, fino all'abbandono del programma nel 2020, dove ha avuto modo di discutere con i due opinionisti storici del dating, sui quali l'ex cavaliere non si è risparmiato. Le sue dichiarazioni in merito, intervistato a Donna TV, Simone Virdis ha detto la sua su Ditina Cipollari e Gianni Sperti, esprimendosi in questo modo, mi avevano preso di mira per distruggermi, le loro valutazioni non sono oggettive e per questo avevano deciso di puntarmi il dito. Nessuna descrizione della foto disponibile, tali affermazioni sul distruggerlo da un punto di vista mediatico farebbero parte, almeno secondo il diretto interessato, di dinamiche all'interno della stessa trasmissione, prendendo le distanze dunque dalla sua esperienza TV. Altre parole di Virdis sugli attuali partecipanti, ad essere strettamente legati a tali dinamiche vi sarebbero altri personaggi importanti del programma, a partire da Gemma Galgani e Ida Platano, a sua detta diventate a loro volta delle opinioniste e non più delle dame per fare comodo alle esigenze della produzione. Questa loro libertà, secondo Virdis stesso, sarebbe concessa ad alcuni mentre ad altri non viene data la stessa possibilità. Sulla storia della stessa Platano con Riccardo Guarnieri, l'ex cavaliere si è detto fatalista, in quanto pensa possa andare avanti solo se diventa conveniente ai fini della trama. Chissà se dopo tali pesanti accuse, la produzione ed i protagonisti stessi di Uomini e Donne replicheranno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.